Riprendono i lavori del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Nella prima seduta si è proceduto a votare la vicepresidenza del Consiglio dopo la decadenza di Stefano Scaramelli, necessità dovuta alla riduzione del numero dei consiglieri del gruppo di Italia Viva. Scaramelli è stato riconfermato con 20 preferenze. Un'elezione non banale né scontata, essere eletto per 3 volte in 3 anni, rieletto sempre vicepresidente del Consiglio regionale, per me che rappresento una forza politica come Italia Viva, che in questo momento sto rappresentando da solo in Consiglio regionale della Toscana, è un motivo di soddisfazione, ovviamente di orgoglio, che consolida da una parte l'intesa di governo Partito Democratico Italia Viva a sostegno del presidente Gianni in Toscana, che dimostra il nostro collocamento nel campo del centro-sinistra in questa regione rispetto a un'azione di governo che prosegue per un impegno assunto con i cittadini che vogliamo portare avanti in maniera leale, coerente e corretta, e nello stesso tempo credo ci sia anche un apprezzamento a un lavoro istituzionale che ho svolto in questi 3 anni, non soltanto guidando l'Aula, lavorando con il presidente Mazzeo, lavorando con l'ufficio di presidenza, sempre portando istanze e proposte nuove, se penso a tutte le leggi fatte sui giovani, sulla cultura, su una serie di iniziative legislative che ho avuto modo di concretizzare. Quindi una elezione complessa che ha portato però a consolidare un'intesa politica e a riconoscere anche un lavoro svolto, delle quali onestamente ho ringraziato pubblicamente le colleghe e i colleghi ovviamente della maggioranza per la fiducia accordatami. La ripresa dei lavori ha visto anche altri 2 cambiamenti nei gruppi politici. Maurizio Sguanci da Italia Viva passa a Forza Italia. Elisa Tozzi dal gruppo misto aderisce a Fratelli d'Italia. Credo che a fronte di fatti oggettivi, di quello che è l'indirizzo per quello che riguarda le infrastrutture, per quello che riguarda la sicurezza, per quello che riguarda la gestione della città, ma anche nei macrotemi a livello nazionale, per quello che riguarda il Job Act, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, per quello che riguarda la riforma della giustizia, ci sia molta meno distanza tra Italia Viva e Forza Italia che non tra Italia Viva e Partito Democratico. Vorrei dire che io ho questo primato, che sono il primo nella storia del Consiglio regionale toscano a passare dalla maggioranza all'opposizione, questo dovrebbe dirla lunga. Il percorso che scelgo è quello di Fratelli d'Italia, un partito che ha dimostrato di poter essere espressione anche di un mondo che si apre verso vari aspetti, un'apertura al mondo moderato, un'apertura a quello che è il progetto conservatore in vista delle elezioni europee, un partito che ha dimostrato di essere con la sua presidente Giorgia Meloni un partito che può davvero aprire ad una classe dirigente nuova per il paese. Abbiamo una presidente del Consiglio che ha dimostrato di essere persona credibile, di essere persona preparata, che ha trovato anche un suo credito in Europa e anche a livello internazionale. Io credo che qui ci siano tutte le premesse per fare un lavoro da un punto di vista di contenuti, da un punto di vista di percorso politico, che può davvero dare un qualcosa in più rispetto a quello che è la proposta che oggi abbiamo sempre visto in Toscana. Io credo che più un partito si apre, più un partito lancia il confronto, più un partito è pronto anche ad affrontare delle sfide con il supporto anche dell'attività di governo, davvero oggi schierarsi e quindi fare una scelta di campo nell'ottica di un 2025 che possa davvero portare al cambiamento del governo regionale, ecco, io credo che questa sia davvero un'occasione preziosa e quindi ho ritenuto che fosse importante schierarsi e dare il proprio contributo. Da tempo al centro dei lavori della Commissione Sanità la riforma del servizio di emergenza-urgenza in Toscana. È arrivata in aula una risoluzione frutto del lavoro di sintesi votata all'unanimità. Tra i punti principali quello di garantire il massimo coinvolgimento del volontariato, dare seguito agli accordi sui costi del servizio, rendere omogeneo il servizio su tutta la Toscana. C'è una delibera della giunta regionale che prevede una organizzazione omogenea su tutto il territorio regionale. Finora avevamo una situazione a macchia di leopardo con zone dove il servizio si basava essenzialmente sulla presenza di ambulanze con il medico a bordo e un'altra parte dove invece il medico non è più a bordo dell'ambulanza ma sull'auto e ci sono poi altre forme di mezzi di soccorso, l'ambulanza con l'infermiere, l'ambulanza con i volontari, i soccorritori e basta. Ecco, il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione, questo è ben chiarito dalla delibera regionale. Dall'incontro dell'associazione volontariato è venuto fuori la necessità che vengono coinvolte più
in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni di volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza-urgenza. B, lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali, irrisori come 50 centesimi, talvolta crea un appesantimento burocratico che si può eliminare, e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale. E infine il dato dei costi, di aggiornare l'intesa dell'agosto 2022, tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito, essendo presente, chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta, e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi che il Consiglio oggi ha dato. La risoluzione è passata con voto unanime, soddisfatti anche i consiglieri dell'opposizione. Allora, siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza-urgenza. Avevamo appunto chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze, avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari, che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra regione. E la nostra mozione è stata spostata in commissione, a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della regione toscana, e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti, e la commissione con il presidente Sostegni, che ringrazio, ha lavorato a una proposta di risoluzione che è stata approvata sia in commissione che oggi in consiglio regionale, quindi siamo soddisfatti e ci auguriamo che adesso l'assessorato competente porti a compimento quelle che sono appunto le richieste della PRIS. La sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe, per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti. Questi gridi di allarme devono essere recepiti. Credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto. L'incontro con il Console Generale d'Italia a San Francisco ha concluso la missione che ha visto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci inaugurare Casa Toscana, l'outpost desk dedicato alle aziende più innovative della regione, presso l'Hub Innovit nella Silicon Valley. La Toscana è la prima regione italiana ad aprire un outpost desk a San Francisco, una grande opportunità per il nostro territorio, ha dichiarato il presidente Antonio Masseo. È una giornata importante oggi per la Toscana. Saremo la prima regione italiana ad aprire un output desk qui a San Francisco, un luogo in cui offrire opportunità alle ragazze e ragazzi che vogliono scrivere un futuro migliore per il nostro territorio. Una collaborazione che ha come obiettivo quello, da un lato, di sostenere le imprese che vogliono cercare nuovi mercati, nuove opportunità, e dall'altro un modo per portare investitori dagli Stati Uniti, dalla California nella nostra regione. È una sfida bella, una sfida importante, ed è il modo con cui noi istituzioni vogliamo essere al fianco di chi scommette sul futuro. Soddisfazione anche nelle parole di Stefano Scaramelli e Marco Casucci per questa importante opportunità. Nasce Casa Toscana, un'opportunità voluta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per dare opportunità alle imprese toscane e ai giovani imprenditori di entrare in relazione con la Silicon Valley. Siamo a San Francisco, insieme a Innovit, insieme al Consolato ovviamente e all'Istituto Commercio Estero, per creare opportunità
opportunità di relazioni per creare un'app che consentirà ai nostri imprenditori di avere relazioni, entrare in contatto con gli investitori, trovare opportunità di capitale, ma soprattutto creare mercato. Questa è un'opportunità, un dovere che lo facciamo come istituzioni. Già a dicembre le prime 20 aziende toscane saranno presenti a San Francisco, si replicherà il tutto nel 2024. Intanto a noi il compito di creare queste condizioni, mettere insieme l'operazione, creare il lab e rendere tutto pronto perché questo incontro possa far crescere le nostre imprese, favorire un processo di internazionalizzazione e nel frattempo trovare investitori pronti a far crescere le imprese in Toscana e nel contempo le aziende toscane avere un'opportunità di crescita in America. Casa Toscana, una grande opportunità per le imprese toscane, in particolare per le start-up innovative. Le start-up potranno essere accolte qui, questo progetto Innovit che è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Toscana è stata la prima regione a cogliere questa possibilità. Quindi sapremo coniugare le eccellenze storiche della Toscana con la necessità di saperle promuovere in forma moderna e con gli strumenti e le risorse adeguate. E questo è un gran bel passo in direzione dei cittadini e delle imprese della nostra Toscana. Siamo molto contenti di accogliere l'Outpost Desk della Toscana, una regione importante nel panorama di innovazione e cultura, ha dichiarato Alberto Acito, direttore del Centro Innovazione Italiana presso Innovit. Siamo contentissimi di accogliere oggi ad Innovit l'apertura di Casa Toscana, di questo outpost della regione, una regione importantissima all'interno del, diciamo, del panorama di innovazione e di cultura del nostro paese negli Stati Uniti. Vediamo tantissime opportunità di collaborare qui ad Innovit nei prossimi mesi, questo è un primo passo e speriamo che altre regioni poi seguiranno in futuro. Vediamo opportunità sul mondo dell'attrazione investimenti, tantissime aziende sono interessate a cluster tecnologici, pensiamo al biotech, pensiamo alla robotica e tantissimi altri, ma pensiamo anche e soprattutto ai nostri giovani imprenditori e imprenditrici in Toscana che stanno sviluppando tantissime nuove tecnologie e start-up che possano partecipare ai nostri programmi di accelerazione divenuti ora un punto di riferimento qui in Silicon Valley per la comunità italiana. Le opportunità di Casa Toscana sono state sottolineate anche da Fabio Sgaragli, Head of Strategic Projects della Fondazione Giacomo Brodolini, che gestisce Innovit, e da Diego Teloni, di Entopan Innovation. Innovit è un progetto del governo italiano che mira a stabilire un ponte a lungo termine di collaborazione tra l'ecosistema italiano per l'innovazione e l'ecosistema di San Francisco per l'innovazione. L'obiettivo è quello di favorire l'emergere della migliore innovazione italiana e di portarla qui a San Francisco per essere presentata a potenziali investitori e partner che li possano aiutare a crescere. La Regione Toscana è la prima regione italiana a credere in questo progetto e a stabilire qui presso Innovit un proprio outpost permanente che sia focalizzato sull'ecosistema territoriale toscano e che aiuti le imprese della Toscana, siano esse PMI e startup innovative, a venire qui a Silicon Valley a trarre beneficio dallo scambio con uno degli ecosistemi più innovativi del mondo. La qualità e l'intensità delle connessioni favoriscono lo sviluppo, l'imprenditorialità e l'innovazione. Con l'Innovation Outpost di Regione Toscana, oggi in Silicon Valley esiste un punto di arrivo, una casa toscana che favorisce la connessione delle imprese, delle PMI innovative, delle start-up e che valorizza la presenza e l'eccellenza toscana nel mondo. Un giallo ambientato a Capoliveri, Isola d'Elba, con i suoi luoghi, i personaggi, le atmosfere. Presentato a Palazzo Pegaso alla presenza del consigliere regionale Marco Landi, il romanzo Capoliveri in giallo, in paese tutti sanno, è stato scritto dai ragazzi della terza A dell'Istituto Comprensivo Porto Azzurro Isola d'Elba nel plesso di Capoliveri durante l'ultimo anno scolastico. Oggi si presenta in Regione Toscana un libro fantastico scritto dai ragazzi delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo di Porto Azzurro, il plesso di Capoliveri, ragazzi che si sono uniti e hanno lavorato a un progetto per i 3 anni delle scuole medie su un giallo che ha il titolo In paese tutti sanno e che raccoglie quelle esperienze, tutti quei personaggi che si trovano nei piccoli paesi della nostra bellissima Toscana e poi chiaramente tutto viene portato anche nell'ambito turistico, c'è un paese che vive a due velocità, quella estiva turistica
e poi quella velocità un po' più lenta, un po' più malinconica dell'inverno. Poi c'è il giallo, che è il motore che porta questa armonia appunto, fino ad arrivare quasi come in tutti i gialli ad una soluzione che sembrava quella, ma per colpa di un pettegolezzo in realtà l'investigatrice probabilmente andava su una strada sbagliata. Siamo molto felici che ci siano ragazzi così in gamba che inizino, grazie anche alla scuola, alla professoressa Elena Maestrini che ha seguito il progetto, questo tipo di iniziativa è semplicemente meravigliosa. La stesura del racconto è stata un'occasione per saldare ancora di più i legami tra i ragazzi e proporre uno sguardo particolare sulla realtà del loro territorio, come hanno sottolineato la professoressa Elena Maestrini, che ha seguito il progetto, e i giovani scrittori. Questo progetto è nato perché ho una classe eccezionale che sin dalla prima si sono rivelati molto molto creativi, quindi tutta questa creatività doveva approdare a qualcosa e arrivati in terza siamo arrivati a questo libro attraverso l'osservazione del nostro territorio. Noi siamo una piccola isola, veniamo dal lontano west della regione, però anche noi abbiamo le nostre bellezze, le nostre storie da raccontare. E abbiamo lavorato, è stata una scrittura a 40 mani, loro sono 20, 40 e mezzo la mia insomma di supervisione, ed è venuto fuori questo libro. E poi grazie al consigliere Marco Landi abbiamo avuto l'onore di poter venire qui in regione, a Firenze, in questa città che non è una città come tutte le altre, ma è Firenze, è il ritorno alle origini, è la lingua madre per noi, quindi è veramente una grande soddisfazione. Mi sono divertito, è stata un'esperienza molto divertente che ci ha unito molto di più di quanto noi giallo fossimo. Noi siamo sempre stati sin dalla prima una classe molto unita. Abbiamo fatto gruppo, abbiamo collaborato tra di noi, i gruppi hanno collaborato anche tra di loro. A scuola abbiamo letto i libri gialli 10 piccoli indiani di Agatha Christie e Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e ci siamo appassionati molto a questo genere, diciamo, abbiamo cominciato molto ad immedesimarci nei personaggi e nelle ambientazioni. Ci ha unito molto, noi eravamo già molto uniti come classe, però comunque esperienze di questo genere servono molto ad unire ancora di più i ragazzi e noi ci vogliamo un gran bene, quindi è riuscito anche grazie a questa nostra unione, secondo me, questo progetto. Ci siamo ispirati tutti a molti personaggi, magari amici di famiglia o familiari, tipici del paese, quindi secondo me sono tutte storie che hanno l'essenza di Capoliveri nel loro modo, diciamo, perché raccontano la vera nostra esperienza che abbiamo con il paese e soprattutto quella delle persone che l'hanno vissuto prima di noi.